Cassino. Alla via in questo istante le ostilità, approfittiamo dei qualche modo Lupetti, poi la conclusione sul secondo palo deviata probabilmente da una gamba locale, pallone vagante sulla tre quarti, ancora Oxà, Oxà riesce a vincere il duello con Lamma, palla alta sopra la traversa, no. Morbido De Gori direttamente nel rigore verso Metzgur, colpo di testa parato da Toni, piazzamento dei compagni, Lupetti, Raimondo, il dribbling di Raimondo arriva quasi al limite dell'area, Raimondo, la conclusione di Raimondo con una mano, Toni a dire di no, altro corner ma altra occasione per la formazione di casa, occhiata in area di rigore, palla ancora molto lunga verso Frosini, Metzgur di testa, la palla rimane in Metzgur, tirato di Toni, Lamma si mangia un gol incredibile a due passi dalla porta, cosa ha fatto Toni, una parata incredibile, le torri sono pronte. De Gori dalla bandierina sul secondo palo, palla che sfila, Metzgur si coordina sul fondo. Ci ha provato Abdil Metzgur con questa conclusione che è finita al lato, comunque ancora una volta il giocatore del Jolly e Montemulo si è fatto trovare pronto alla battuta. De Gori, la rincorsa, palla sulla barriera, provato forse a sorprenderlo invece sul secondo palo aspettandosi proprio il passo, in realtà è riuscito Toni a rimanere in zona. Giovannelli, ancora lui sulla fascia destra, la frenata di Giovannelli, c'è Olivieri, Giovannelli va tutto da solo, il sinistro, Metzgur, palla che rimane lì, il palo esterno di Vito, forse anche un tocco di ma che Toni. Ha fatto Toni, una paratona davvero, esatto. Tutto quello che è nato Tonotto Tacquino, ecco questo è il primo posto. Attenzione, colpo di testa di Puglisi, troppo libero, finisce qui il primo tempo 0-0 tra Jolly e Montemurlo e Formigine, partita viva, tante emozioni al via in questo istante la ripresa, ad una prima occhiata non sembra ci siano cambi nelle due formazioni, Bevoni quindi probabilmente verrà avanzato uno dei due terzini, la conclusione di Raimondo, facile la parata di Toni, distanza siderale, undicesimo, palla è buona, non alza la bandierina il direttore, l'assistente, quindi può andare Artiaco in area di rigore per Oxà, Oxà il dribbling se lo stretto, Oxà palla ribattuta che rimane lì, attenzione Iagini, per fortuna Puglisi non è riuscito a dare forza a questo pallone, una mezza zero, attenzione Puglisi di Vito, in area di rigore di Vito va giù, direttore di gara attende i riferimenti dell'assistente, no non c'è niente, è a rigore e poi opta per un calcio d'angolo credo, qua sinceramente sembrava a rigore netto. Lo rivedremo, però mi è sembrato che Di Vito dopo il contatto si sia lasciato andare, però episodio indubbiamente dubbio per usare un eufemismo al quattorzini, quindi Lenzini in campo, intanto attenzione, il vantaggio del Formigine, ha segnato con la maglia numero 7, Oxà, incredibile davvero. Forza con il destro, Toni, la rete di De Gori, non ci arriva Toni, Montemurlo che pareggia, con lui Pippo De Gori. Toni, De Gori, direttamente verso la porta, con la mano forse la barriera, si lamentano tantissimo i giocatori di Montemurlo, altro episodio da Moviola da rivedere. L'avventura da quelle occhio parti. Occhio alla rimessa lunga d'Olivieri. Rimessa direttamente in area di rigore, prova a prolungare, attenzione alla conclusione, Metzgur. E qua Metzgur se l'è divorato. Sommato, a volte si fanno anche di questi calcoli quando le energie vengono a mancare. Attenzione, ammonito. Ma qua gli ha voluto bene a Casini l'arbitro, perché ho visto il gomito alto. Munizione. Anzi, ecco, era già ammonito, rosso. Lo vede e prova a servirlo Frosini, De Gori al volo di sinistro, palla che sfila, rimane lì il pallone, ancora Lamma in area di rigore, batti e ribatti, confusione, arriva Metzgur, la rete, ma il gioco era fermo in precedenza. Era fermo. Palla sul secondo palo, Metzgur di testa, eccola! La rete di Metzgur, ma ancora una volta il gol annullato, niente da fare, non lo vogliono far andare via sereno Metzgur. Calcio d'angolo, no, non è così, 1-1, Jolly e Montemurlo e Formigine impattano in Serie D, ma quanti brividi in questo match.